Ciao amici sul mio canale. Oggi l'appuntamento è quello con YouTubeando, dove andiamo un po' a scoprire alcuni canali YouTube che in qualche modo mi hanno interessato, appassionato, hanno qualcosa di particolare da raccontarci. Il mio viaggio, però, alla ricerca di qualcosa di particolare si è fermato comunque su essere un viaggio, ma in questo senso enogastronomico. Lui l'ho conosciuto di persona in una giornata fortuita all'interno della Spa, la Spa che abbiamo raccontato anche più volte, e perché così mi ha preso un po' per la gola. Il sapore del viaggio è con noi, abbiamo Carlo. Ciao Carlo, che bello Ciao, ritrovarti. grazie Come stai? dell'invito. Intanto diciamo che tu non sei in Italia, anche se sei italiano, ma in realtà dove vivi e da dove siamo collegati? A Zurigo in Svizzera. A Zurigo in Svizzera. La Svizzera ci sono passata tante volte per andare in Germania, per andare in Belgio. Mi ha sempre attirato, un po' perché dicono che insomma in Svizzera si sta bene, molto bene, non solo economicamente, ma poi perché secondo me ha tanti angoli così curiosi da scoprire. Tu che cosa hai trovato nella Svizzera, tant'è che ti ha fatto rimanere lì? Sì, la Svizzera ti fa vivere bene sia riguardo l'efficienza delle istituzioni, sia proprio per i paesaggi belli. Si sta bene in Svizzera, al di là di quello che si può pensare riguardo gli stipendi, certo sono interessanti, però quello che è più interessante è proprio la qualità della vita che c'è qui. E quindi mi è piaciuta da subito e ci sono in effetti rimasto. Sono qui già da quasi 10 anni e mi piace stare in Svizzera, anche perché poi vedo tutte le differenze con l'Italia e anche le differenze culturali. Insomma, mi affascinano queste cose, le usanze, i cibi diversi e mi appassionano. E in effetti provo anche a raccontarli nel canale mio, Il sapore del viaggio, dove spesso visitiamo aziende locali, ma non solo. E sì, la Svizzera merita. La Svizzera merita, e tu dicevi Carlo, no? Che hai iniziato a raccontarlo all'interno del tuo canale YouTube, Il sapore del viaggio, e intanto nel sottotitolo del sapore del viaggio tu hai messo luoghi, cibi e storia, quindi metti un po' insieme effettivamente quella che è stata e che è la tua passione. Partendo proprio dal viaggio, intanto anche il logo è particolare perché ha questi colori che a guardarlo, almeno a me, mettono tranquillità. Perché questo verde, questo azzurro uniscono anche un po' quello che è il territorio, se vogliamo, quindi il cielo, il prato, la natura, ma anche Certo, l'agricoltura. È così. sì, sono tutti i miei interessi che provo poi a trasmetterli sul canale. E sì, i colori, sì, forse rispecchiano anche la mia personalità, tranquilla, forse. Eh sì, in effetti è quello che provo a raccontare, il territorio con particolare attenzione, con uno strizzare l'occhio al cibo, che è una delle mie passioni principali, sia riguardo la cultura del cibo, sia proprio il metodo di produzione. Questo vale a dire, ci è capitato di essere ospiti dal produttore di Emmentaler, il formaggio tipico, quello coi buchi svizzero. Ed è stato bello perché poi siamo stati col direttore in tutta l'azienda a visitare tutti i passaggi e questo mi piace tanto farlo. In effetti lo facevo anche prima del canale e vedo che poi alle persone piace vedere cose nuove e come vengono fatte, perché poi un cibo rappresenta anche un'identità di un posto e quindi lo ritengo proprio molto interessante. Secondo te, a guardare come viene fatto un cibo, no? Come viene realizzato, ma non solo il cibo, insomma, un po' quello che racconti tu, comunque a livello di enogastronomia, secondo te ci fa venire più voglia di apprezzare quello che portiamo sulla tavola? Oppure magari ci dà anche l'effetto contrario a dire, ah no, ma è fatto così, allora di conseguenza magari non lo mangio? Vabbè, il cibo difficilmente ci sono situazioni in cui inorridisce il metodo di preparazione, per cui credo che sì, vabbè, in ogni caso non è che chissà quanta sponsorizzazione necessita la cucina italiana, che è uno dei privilegi della
italiani, no? Però vedere, visitare delle aziende, tra l'altro quando sono venuti in zona vostra, siamo stati ospiti da Pio Cesari, produttore di Barolo e di Barbaresco, e poi siamo stati a Bra riguardo la salsiccia, poi siamo stati a Cherasco per le chiocciole. A me personalmente interessava vedere queste produzioni e non ne sapevo tanto. E poi ho visto che la vostra zona è proprio fantastica riguardo queste cose. E sì, nella vostra zona magari sono già famose, però non per tutti lo sono. E quindi in prima persona per me interessavano e poi volevo farle vedere anche alle altre persone, riportarle sul canale. E sì, la vostra zona è molto bella. Cos'è? Mi è venuto in mente adesso che, vabbè, parlavi delle nostre zone, ma anche di quello che abbiamo, insomma, come l'hai raccontato. Che sei stato, ma sei anche un po', diciamo così, colui che racconta la tradizione culturale, ma anche contadina. Langhe, sai, patrimonio UNESCO, sono stata insignita di patrimonio UNESCO per la tradizione della cultura contadina che viene tramandata nelle cantine vinicole. Tu una, insomma, l'hai visitata. E allora ti chiedo, c'è qualcosa in Svizzera che potrebbe essere paragonata a, così, a livello di cultura contadina essere tramandata? Allora, riguardo i prodotti enogastronomici tipici, tradizionali del posto, ci sono i formaggi. La Svizzera è tipica per i formaggi e per il cioccolato. E queste due cose qui sono proprio il simbolo della cucina svizzera, dei prodotti di cibi tipici svizzeri. Siamo stati dalla Linda a Zurigo, la città in cui vivo. E la Linda, tra l'altro, da un paio d'anni ha creato un'area visitabile per i visitatori, per gli ospiti, per i turisti. E quindi ci si può proprio immergere in questo mondo della produzione e ti lascio immaginare già il profumo inebriante che c'è in tutta quest'area, dove puoi vedere tutto il metodo di produzione. E quindi hanno creato questo sistema per avvicinare e per far guardare poi alle persone il processo che parte dal cacao fino al cioccolatino che ritroviamo nei negozi. La Lindt, tra l'altro, è una delle mie cioccolate preferite e poi ce l'ho qui a Zurigo. Ne sono proprio contento. Sei fortunato, Sì. tra l'altro a proposito di Lin, cioè quando raccontavi della fabbrica, vabbè, mi viene in mente il film, ma anche il libro, La fabbrica di cioccolato, di Certo. Roald Dahl, e poi anche un po' il fatto che i bimbi quando parli della Lind, parli della Svizzera, pensano sempre alla mucca viola, cioè io non so se lì è anche Sì. così, ma da noi alla fine si pensa sempre alla mucca viola, se effettivamente esiste o non No, non esiste. esistono, però sì, l'immaginario è quello, delle mucche, del formaggio e del cioccolato. Sì, sono proprio i simboli tipici della Svizzera. I simboli tipici, però tu non sei rimasto solo in Svizzera, sei venuto da noi nelle Langhe, noi ci siamo conosciuti all'interno della Spa, ma in realtà tu hai viaggiato anche molto, sei andato anche in Germania, e hai cercato anche cose un po' particolari, alle volte anche estreme, secondo me, come andare a meno 188 gradi. Esatto, Riguardo la criosauna, sì. come mai questa idea di Mi provare questa interessava criosauna? perché era una novità, una cosa che si sta diffondendo negli ultimi anni, però non mi era mai capitato di provarla. E quindi notai che c'era un'azienda qui, un centro benessere qui a Zurigo, che mi invitò per provarla e allora ne approfittai. Ed è stata un'esperienza particolare perché poi queste proprietà di questo freddo secco, quindi con zero umidità, dovrebbe essere benefico a livello muscolare. Infatti poi viene usato anche da molti sportivi e quindi l'ho provato e io in generale, lo so, sono nella nazione sbagliata per poter dire questo, ma sono abbastanza freddoloso e quindi mi preoccupava molto questa cosa. Però l'azienda poi forniva anche del cappellino, guanti, insomma tutta l'attrezzatura per non farti morire di freddo. E quindi il freddo lo si sentiva a livello di pelle, proprio la pelle diventava freddissima, e ti immagini, no? 180 gradi sono comunque abbastanza.
per una durata di forse 5 minuti, qualcosa del genere. E sì, alla fine ti dà una sensazione proprio strana, perché con questo freddo estremo, il corpo come se poi attivasse la circolazione a livello proprio dell'epidermide, quindi poi dopo ne esci con un certo brio addosso, molto, molto, molto attivo. E il benessere lo noti da subito, ti senti proprio molto meglio dopo averlo fatto. E suggerivano anche di usarlo dopo uno sport, una sezione di sport molto faticosa, perché facilitava il Il recupero. recupero. Sì, è stato divertente, bello. Carlo, tra le tante cose che hai provato, qual è che ti è, diciamo così, rimasta più impressa, ma forse in senso negativo? Nel senso da dire, sì, l'ho fatto, però dovresti rifarlo. Negativo? Allora, come esperienza, qui in Svizzera ci sono anche delle soluzioni di pernottamento un po' particolari. Una che mi è piaciuta è stata, di cui poi ne ho fatto anche un video, uno dei miei primi video, è stato dormire in natura, in mezzo alle colline. Tra l'altro in quel periodo erano anche innevate, in una cascina fatta completamente di vetro. In Sì. effetti Bello. lo scopo era poter dormire sotto le stelle, quindi immagina questa casetta completamente di vetro e quindi dal letto guardavi le Cioè non dormivi stelle. perché guardavi sempre le stelle. Sì, era bello, perché poi immagina nella natura, quando non si ha inquinamento luminoso, è completamente nero, buio la Certo. notte, quindi Sì. le stelle si vedono benissimo, era bellissimo. Faceva un po' freddo, però è stato bello. Questa esperienza è stata piacevole. Una un po' meno è stata nel dormire nel Capsula Hotel. E Non so se l'avete infatti, anche voi lo, in no, Italia. Ok. ma no, che io sappia no, però ho visto il video e mi sono detta, io non andrei mai a dormire lì dentro, sì. anche se non soffro di claustrofobia, però non lo so, mi ha dato una sensazione strana vedere il video che hai Era raccontato. particolare, perché poi era molto piccola, piccola, piccola la capsula. Poi, al di là di questo, quello che mi incuriosiva, mi faceva un po' preoccupare, è il fatto che poi non aveva una vera e propria porta. E allora pensavo, chissà chi dorme a fianco adesso, Di che succede di notte, notte. psycho, magari hanno visto un film Che, thriller. insomma, sì, questo mi faceva un po' preoccupare. Non lo so, io ti ammiro perché io invece sono una Grazie. che insomma va sempre un po' coi piedi di piombo a provare le cose, so, sempre un po' di paura, un po' di remore, si lascia poco andare. In realtà poi quando vedo chi come te, insomma, racconta queste cose anche particolari, dico, beh, guarda, però alla fine è giusto anche, no, poter andare al di là delle proprie paure e in qualche modo, insomma, mettersi anche un po' in gioco, no? Perché poi alla fine dobbiamo metterci in gioco. Quello che mi è piaciuto molto anche del tuo canale, al di là appunto di queste cose anche particolari, no? Che provi e che vai a raccontare, è anche il fatto che ti piace inserire le storie dei luoghi che hanno anche un po' quel sapore anche nascosto, alle volte esoterico, ma alle volte anche di leggenda. Qual è stata la storia nei tuoi viaggi che ti ha incuriosito di più? Che è un Leggende po'. non mi vengono in mente adesso. Comunque una cosa, un luogo che ho visitato che mi è piaciuto proprio tanto ed è ancora molto poco conosciuto, si tratta delle saline che ci sono a Cervia, in Emilia-Romagna, ed è un luogo proprio molto interessante. Non ha niente riguardo aspetti di leggende o cose così, ma un luogo che secondo me meriterebbe un po' più di essere conosciuto, perché è un bel posto, è un parco naturalistico con del sale che viene che ha naturalmente un colore rosa come quello himalayano, ed è un parco naturalistico, quindi che ospite di migrazioni di uccelli, insomma, stagionali. E poi anche è bello vedere che proprio un'intera città è costruita nel produrre sale. Quindi una città avvolta dalla salina. Questo è Avvolta stato dalla bello. salina. Sì, infatti mi stavo già immaginando, no? Proprio la città avvolta da questo sale Sì, rosa, poi questo immagina colore che anche sì, fanno poi delle. particolare. Quando viene raccolto il sale, fanno poi delle montagne di sale nello stoccarle. E questo è proprio bello, perché poi sembrano delle vere montagne bianche, insomma, delle cose mai viste. Proprio mi ha stupito. Ma senti, ma secondo te perché?
non riusciamo a far conoscere meglio quello che abbiamo. Che, non so, di che cosa c'è paura? Perché dobbiamo in qualche modo, non lo so, trovare qualcuno Simona, che io come credo che... te, insomma, vada a scoprire queste cose. Non lo so perché, non lo so perché. E un'altra cosa che secondo me potrebbe essere molto più valorizzata è l'aspetto terme in Italia. Perché io frequento, Perché? io tengo, mia moglie è tedesca di Berlino. E quindi io bazzico sempre tra Germania e Svizzera, e sia in Svizzera che in Germania di terme ce ne sono tantissime e sono bellissime. Noi in Italia la cultura delle terme non ce l'abbiamo per niente. E poi abbiamo un territorio che favorisce le stazioni termali perché abbiamo una buona acqua a livello proprio di qualità. E questa cultura delle terme in Italia però non so perché l'abbiamo persa, perché poi se pensiamo a 2000 anni fa nell'impero romano Certo, i era romani, sì. tu immagino che anche ne sei un'appassionata di terme, no? Sono sì, fantastiche, certo. Le terme, secondo me, non si può non fare le terme, andare nelle spa, insomma, fare sauna, ma con la regola che ti abbiamo insegnato, Carlo, quando sei venuto ad Alba, che c'è sempre lo stemperamento, bisogna farlo dopo il certo. caldo. No, dicevo, Carlo, è vero, ne parliamo molto spesso, anche noi, siamo un po' chiusi. La nostra cultura, per tornare alla cultura, non ci permette di ricordare appunto 2000 anni fa, no? Che cosa, insomma, già facevano i nostri antichi, ma soprattutto c'è questa cultura del pudore, Sì, che è vero, questa cosa all'estero c'è qui. meno, cioè, Sì, o non questa cosa c'è qui sì, comunque. è molto sentita in Italia e persone dall'Italia che vengono in Svizzera o in Germania alla fine si fanno coraggio, superano quel blocco di culturale che si ha. Sì, questo lo noto Che è e quello forse di lo farlo vedo anche senza solo. costume, no? Cioè Certo, che la perché in sauna va Svizzera fatta sì. senza costume. Certo, in Svizzera e in Germania le terme sono naturiste, sono senza costume. E quindi questa è alla fine una bella sensazione, è bello. Non so se chi ascolta l'ha mai provato, ma è una bella sensazione, non ha niente di erotico questo mondo, perché poi Esatto. viene, a volte può essere confuso. Ci sono delle soluzioni dove le terme hanno un accesso al lago, È quindi dopo la... laghetto, La sì. sauna, sì, tu passi nel fiume o nel lago, oh, è bellissimo, è una delle cose più belle da fare, troppo bello. È freddissimo, Certo. però alla fine poi il corpo, un po' come la tua crioterapia che hai fatto a meno 188 gradi, insomma, Sì. riattiva la circolazione e sicuramente questo è importante. Tra l'altro, insomma, noi lo diciamo anche sempre, senza costume, come dicevi tu, non è una cosa erotica, ma il fatto che se noi teniamo il costume e lo facciamo in una sauna a 90 gradi, il costume rilascia quelli che sono i colori, Certo, il tessuto che non è di sì. cotone sulla pelle, quindi non abbiamo benessere, ma abbiamo malessere. Ma poi Ecco. al di là della sostanza eventuale che può rilasciare il costume, proprio il fatto di non avere vestiti, credo che abbia poi un effetto anche a livello di testa, perché ti fa proprio liberare ed è Sì, bello, è proprio un'esperienza a tutto corpo. è È vero. bello, andare nelle terme è troppo bello, dovrebbe essere molto più valorizzato in Italia, molto di più. Carlo, ma il tuo prossimo viaggio quale sarà? Allora, prossimo viaggio, io tengo un po' di video in programma in zona perché ci sono delle cose interessanti e ce ne sono ancora tantissime sulla zona svizzera da poter raccontare. In particolar modo, noi qui abbiamo la Svizzera riguardo i bunker, storicamente ha sempre avuto un rapporto complicato, paranoico con i bunker sul territorio svizzero. Ti racconto che per legge tutti gli edifici della Svizzera, gli edifici residenziali, devono avere un bunker sotterraneo dove poter essere, eventualmente se ce ne fosse bisogno, un luogo di rifugio per le persone che occupano l'edificio. Ma E questo per ancora oggi? legge? Sì, Accede ancora oggi? la mia casa, tutte le case che vengono affittate, nelle cantine ci sono delle aree di cemento armato con delle porte gigantesche dove se c'è bisogno ci si chiude dentro, no? Sia per una paranoia, non so, per guerre, che poi non hanno mai fatto guerra in Svizzera, o per allarmi nucleari.
questo non lo so perché. Comunque sì, ci sono molti bunker. Uno tra i più grandi, che può ospitare fino a 20.000 persone, si Caspita. trova a Lucerna. E questa è una cosa che sto organizzando e credo che l'andrò a visitare a breve. Ed è un bunker civile che può ospitare appunto 20.000 persone, con addirittura una struttura sanitaria all'interno, con, insomma, C'è organizzata per bene. una città Ecco, praticamente. sì. Uno dei tuoi prossimi racconti in quello che Sì. troveremo sul tuo canale, Il sapore del viaggio. Vedo alle tue spalle, perché a me colpisce sempre quello che rimane in una casa, in un ufficio. Vedo un orologio cuckoo e mi chiedevo, ma tu nei viaggi che hai fatto, no? E che sei andato a raccontare, porti sempre a casa un ricordino oppure no? Sì, io anzi accumulo anche troppo, a dire il vero. Sì, mi piace sì, portare sempre un qualcosina che ricordi poi il luogo. Ho visitato abbastanza luoghi, anche in Sud America, in Europa abbastanza. In ogni posto che vado cerco di portarmi a casa qualcosa. L'estate scorsa sono stato, anzi 2 estati fa, sono stato in Finlandia. Conto di ritornarci perché non ne ho fatto un video e ci sono così tanti luoghi belli, ma sia a livello nazionale, in Italia, in Svizzera, sia poi andando più fuori, più lontano. In effetti i posti belli ce ne sono tanti, proprio tanti. Il più bello che hai visitato? Ce n'è uno che puoi dire questo è il più bello? No, No. no. No, perché ogni posto ha qualcosa di unico, in particolar modo quando un posto è dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, lì c'è sempre un senso, come le vostre Langhe, quello è un posto fantastico ed è bello nel suo, non lo puoi paragonare per esempio a Roma, che anche lei è fantastica, ma ha caratteristiche diverse, quindi Certo. secondo me non si può dire questo posto è il più bello che ho mai visto o il più bello del mondo, perché poi ogni posto ha qualcosa di unico ed è bello apprezzarlo per quello, senza fare paragoni. È un po' come sono le persone, no? Che dovrebbero Sì, essere apprezzate per quello che sono, perché ognuna è unica, senza fare alla fine sì, paragoni. si può trovare qualcosa di interessante sì, in qualsiasi persona. In chiusura della nostra chiacchierata, poi però ti vengo a riprendere un'altra volta per conoscere altre storie. E che cosa ti aspetti da questo canale? Dal tuo canale? Cosa ti Cosa mi aspetti? aspetto? Quello che provo piacere e soddisfazione nel fare è quello che già faccio, in effetti, quindi raccontare i posti che visito, sia a livello di cibo, sia a livello di territorio. Conto di continuare sempre su questo ramo qui, perché poi è il mio interesse principale. Ci sono così tante cose ancora da raccontare, sia della Svizzera, sia di altre cose che ho in mente con la Germania, perché poi anche la Germania è fantastica e ci sono tante cose che non si È vero. conoscono. E io ho la fortuna di avere nella famiglia dei parenti tedeschi originali. In effetti, nella famiglia di mia moglie, l'unico straniero in tutta la sua discendenza sono io. E quindi hanno così tante cose interessanti che ascolto e poi che posso raccontare, che questo lo trovo utile, interessante. E quindi sì, tra Germania e Svizzera ho ancora così tanto da raccontare. Senti Carlo, noi siamo in chiusura. Intanto, noi abbiamo raccontato un po' e tu hai raccontato con la tua simpatia e la tua curiosità quello che è il sapore del viaggio, che ognuno di noi poi alla fine anche in questo titolo ci mette e ci trova un po' quello che vuole. La mia curiosità invece è, intanto che musica ti piace? Quale genere di Che musica ti musica? piace? Allora, se 10 anni fa, quando stavo in Italia, avrei risposto: mi piace solo la musica rap. Però, da quando sono qui, un po' perché sono fuori dal giro, della musica italiana, quindi non ci vengo più a contatto così tanto spesso, perché magari in Italia, accendendo la radio, prendi la radio italiana. E qui no, qui prendo la radio svizzera. E ci sono delle stazioni anche nel Ticino in cui parlano Sì. italiano, però vabbè, non è paragonabile come quantità a quello che c'è in Italia, no? Perché la Svizzera è comunque molto più piccola. E però adesso posso dire che mi piace la musica italiana in generale, un po' perché per ricordi e per la mia identità, che è comunque quella italiana, quindi posso dire che mi piace la musica italiana in generale. Bene, e invece c'è un libro che tu ci consiglieresti
che ha a che fare un po' anche col tuo canale, che un po' rispecchia anche il tuo canale. Un po' per tutti quelli che viaggiano, uno dei guru del settore è Tiziano Terzani, sia per profondità dei testi, sia per racconti che fa in posti in cui è stato. Quindi i libri di Terzani, secondo me, se si ha un minimo di passione per i viaggi, quelli sono un qualcosa che toccano proprio le corde dell'anima, è qualcosa di mistico. I suoi libri mi piacciono tanto. Allora, così abbiamo dato anche un po', ti abbiamo conosciuto meglio, non solo tramite il tuo canale, ma anche un po' quello che sei tu come persona, quello che ti ha ispirato e quello che ti ha permesso, insomma, di raccontare così bene tutte queste cose. Esatto, Carlo, il sapore del viaggio. Io ti ringrazio e spero che, Grazie. insomma, tanti vadano a seguire il tuo canale perché merita veramente la pena Grazie e magari ti mille. diano anche dei suggerimenti o perché no, come succede a me, ti invitino anche a andare a scoprire i loro luoghi facendoti loro da cicerone, perché Molto volentieri, succede, sì. capita. Va bene. Intanto grazie mille, Carlo, alla prossima. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.